Buonasera, ben ritrovati a Viceversa, puntata di questa sera dedicata alla città di Udine, ma non solo. Il nostro titolo però è abbastanza chiaro: Udine cercasi idee. Ce le racconta quali potrebbero essere queste idee, come auspicio per il futuro di Udine, in vista anche delle elezioni del 2018? Il consigliere regionale Alessandro Colautti, buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie per l'invito. Ecco, idee cercasi, questo è stato il suo appello quest'oggi al cinema visionario, negli spazi, diciamo, della cultura udinese, un'eccellenza della cultura udinese, il cinema visionario, però dove ha raccolto le categorie economiche e la stampa. Perché? Beh, ho pensato che era giusto partire su un ragionamento sulla città, soprattutto con un'idea un po' visionaria, perché in questa fase difficile credo che solo schierarsi contro o pro non porta da nessuna parte. Quindi penso che chi fa politica, chi cerca in qualche misura di immaginare un progetto a lungo raggio, deve essere un po' visionario. E quindi ho pensato che appunto il visionario era la sede propria e, come giustamente è stato detto, è un esempio di eccellenza della città di Udine, perché insomma recentemente è stato anche prodotto un film, tutto Made in Friuli, Venezia Giulia, che dimostra quanto insomma questa città possa dare. E quindi la mia idea che ovviamente i media, la stampa, perché sono il veicolo insomma delle idee, no? E quindi questo era il minimo, ma le categorie della città, gli artigiani, i commercianti, insomma, per cercare una modalità che poi sia un qualcosa che ci porti al 2018, ripeto, non solo scontrandoci, che è normale, no? Fra forze politiche diverse, ma cercando appunto dopo questi anni difficili per tutti, no? Di una crisi complessa, e immaginare in che modo la città di Udine possa essere un fattore di crescita. Io sono molto convinto, per quello che sta avvenendo in generale nel mondo, che le città, i territori, sono una possibile risposta anche a questa crisi devastante che ci ha in qualche modo condizionati e ha impoverito il sistema. Quindi ci sono le grandi politiche, per l'amor di Dio, ci sono ovviamente la regione, lo Stato, tutti che producono grandi cose, ma la città, i territori, cioè la prossimità con i cittadini e quant'altro, sono una risorsa e io penso che quindi prima di dire siamo di qua, sono di là, intanto, ma come possiamo immaginare che Udine diventi una risposta alla crisi? Io credo di aver dato oggi, più che una risposta, un metodo di lavoro diverso, vero, non fatto di click, di chat semplicemente, ma di trovare e di responsabilizzare anche la città e la gente, per costruire assieme un percorso, perché poi chi vincerà le elezioni ha un progetto vero per la città e non semplicemente, degli slogan che il giorno dopo, ahimè, non sono più traducibili, perché non sono realizzabili. Quindi dobbiamo costruire prima un progetto assieme. Questa è la sfida. Ecco, aperto con questa piccola introduzione diversi argomenti. Il primo, direi a questo punto, visto che ne ha parlato direttamente delle elezioni del prossimo anno, quindi del cambio di amministrazione comunale, questa l'ha voluto chiarire anche questa mattina a chi l'ha seguita in questa specie di riflessione comune, non è una candidatura. Che cos'è? No, ma non può essere una candidatura. Io non sono così sciocco e sono anche abbastanza umile per immaginare che una candidatura deve raccogliere veramente un consenso ampio. Poi ovviamente si vince, si perde, questo fa parte di chi fa politica. Non faccio autocandidature, però Si mette a ho disposizione, la diciamo. pretesa e l'umiltà, sia chiaro, di come dire, provocare, questo sì, insomma, mi sento perché sono un cittadino di Udine, Da insomma. quanti anni è un cittadino di Udine? Beh, io sono cittadino di Udine dall'87, diciamo da quando ho fatto il liceo, ma insomma Ecco. stanziale dall'87, quindi insomma penso di essere legittimamente cittadino di Udine, penso di essere un consigliere regionale che guarda ovviamente al territorio, alla città, spero che anche Udine, che peraltro è formata da tante presenze, no? Anche i vari mondi d'Italia, sì, non viva la friulanità o l'essere cittadino, se giocava o meno sulla roggia di Via Grazzano o quant'altro, Ha perché fatto la non è 4 questo, novembre, ma insomma, oppure questo, spero che non sia questo il DNA per dire, anche perché Udine ha votato anche Onsen, no? certo. Quindi mi auguro che non sia questo un discrimine, ma insomma, È meglio è una chiarirlo, però, battuta. comunque, No, no? ma È mi bene pare, chiarirlo. mi pare una domanda molto corretta, perché anzi, molte volte questo.
questo è un elemento sui quali, ma questi friulani, no? Che poi posso dire, fa un po' di ironia, a me stesso che sono un friulano, no? Che sono, si tengono sott'ans, però poi appunto votano Onsele e votano la Serracchiani, quindi magari c'è qualche problema che dobbiamo anche mettere in riga, quindi io spero che non sia questo problema. Noi dobbiamo vincere una sfida che è di tutti, che è quella effettivamente che è cambiato il mondo, il paradigma della crescita, quella che abbiamo vissuto, non c'è più. Ecco, quindi io oggi ho voluto, portando anche degli esperti, delle persone. Sì, l'abbiamo visto nelle immagini, infatti, chi è esperti, un paio di persone hanno intervenute. Certo, ma sono intervenute non tanto per creare una risposta elitaria o quant'altro, ma sono esempi pratici. Ad esempio nella città di Parma, che come sappiamo è presieduta da un sindaco, è Grillino, no? Noto in realtà nazionale. Sì. C'è questa, poi sconfessato. Sconfessato, stanno mettendo in piedi un sistema, appunto, attraverso anche il digitale, che va incontro ai cittadini, al miglioramento della pubblica amministrazione, a dare risposte più veloci, più vicine ai cittadini. Ha portato il capo gabinetto della città di Trieste, quindi non sono una città contro, che sta lavorando molto su un tema che verrà approvato, della cittadinanza attiva, della gestire insieme ai cittadini i beni comuni, quindi fare in modo che i cittadini siano partecipi insieme a te, amministrazione, a gestire i beni comuni. Quindi abbiamo portato degli esempi pratici di un mondo che sta cambiando, perché la crisi, l'impoverimento, non è una decrescita felice, come dice qualcuno, io dico infelice. Ecco. Dobbiamo, infelice, quando si decresce non c'è felicità dal mio punto di vista, però c'è un'idea di sviluppo diverso, una diversa consapevolezza anche da parte di tutti noi che dobbiamo cambiare. E io penso che da questo punto di vista non dobbiamo essere pessimisti, dobbiamo capire che sta cambiando il mondo e noi dobbiamo essere attori di questo. E guardo soprattutto i giovani. Ecco, da questo punto di vista un altro spunto interessante di questa mattina è proprio la disaffezione nei confronti della politica e dei partiti, ma non solo, mi sembra di poter dire che anche c'è una disaffezione nei confronti dell'antipolitica, come l'abbiamo visto recentemente anche nelle elezioni politiche nazionali, no? Ormai sembra che tutto sia superato. Come si può veramente recuperare la fiducia nelle istituzioni, comunque nella politica? Lei oggi ha detto: sono un figlio dei partiti, non voglio chiamarmi fuori, inventarmi una civica, sconfessare quello che è stato, rinnegare quello che è stato il mio passato. Però chi è figlio dei partiti, chi ha visto tanti anni di politica, forse ha un po' di difficoltà anche a parlare a un pubblico che adesso non vuole neanche più votare Grillo, che non vuole più votare il Movimento 5 Stelle, che questo... insomma, c'è un po' di difficoltà in questo, no? Beh, no, questo è il vero punto. È la sfida. Mi piace che sia stato colto, perché veramente, siccome io non mi nascondo, no? Sono figlio di una storia dei partiti, credo anche massacrati forse qualche volta anche troppo ingiustamente, poi quando le cose non vanno ovviamente tutto va male, però... Qui non è il problema di Colautti, il problema è che poi alla fine abbiamo visto che a forza di delegittimare a turno, no? E di vincere contro qualcosa o qualcuno, siamo scesi talmente a tal punto che anche le elezioni comunali, che erano le elezioni in cui la partecipazione era più forte, perché in fondo voti quel signore lì che passa la mattina per strada e lo puoi fermare, cosa ha dimostrato? Che siamo arrivati a talmente una disaffezione per cui anche nelle ultime amministrative i sindaci che sono stati eletti nel ballottaggio sono stati eletti col 20-25% dei voti. Allora io mi sono posto questa domanda. Può domani un sindaco pensare di rappresentare, e loro dicono, ma non è più democrazia, chi vota, no? E ha votato. Ma come faccio io a poter rappresentare anche chi appunto è disaffezionato, non ci crede, sente tutti distanti, i vecchi e i nuovi, perché a questo punto non è più neanche un problema del sottoscritto, che può essere anche un po' vetusto, ma è un problema proprio di credibilità. Il metodo che abbiamo portato oggi, ma che svilupperemo... Ecco, qual è lo spunto per poter recuperare un po' queste... Lo spunto è, ad esempio, da qui al 2018, costruire insieme ai cittadini che ci stanno, che hanno piacere, che ci credono, ad esempio, questo regolamento, questo modo, questi patti fra chi sarà futuro sindaco e la città, di governo, ad esempio, di parti della città, di beni comuni, che non sono beni dell'amministrazione comunale, sono beni di tutti. Può essere la gestione di una scuola, può essere la gestione di un parco, può essere... Cioè una serie di beni collettivi e comuni che sono proprietà di tutti noi cittadini, responsabilizzando tutti su questo, ma farlo adesso, da adesso in poi. Per cui anche questo è un modo per...
L'altra questione che abbiamo Questa è una posto sfida abbastanza è una sfida che richiama. Difficile no, no, perché. È assolutamente complicata, è difficile. Perché l'italiano normalmente come senso civico non è messo benissimo. Anche perché noi siamo i cittadini dello zapping, nel senso che siamo davanti alla TV, spero che non cambino questo canale ovviamente, che rimangano assolutamente fissi su di noi, però magari di fronte allo Zappi siamo tutti un po' allenatori, siamo tutti mister, siamo tutti così, quindi è vero. Si vede il problema, ma poche soluzioni. Allora, diciamo. Io penso che però in questo momento tutti siamo, è una chiamata alle armi nel senso buono, no? Tutti dobbiamo capire che non c'è il mago Zurlì che risolve i problemi, dobbiamo metterci tutti in discussione, il primo chi parla, dobbiamo metterci. Io credo che questo si possa e si debba fare, è un cambio culturale, non è facile, non è difficile, però poi nessuno può chiamarsi fuori. Cioè, è interessante questo perché l'italiano di norma, parlo con l'italiano in generale, sì, no? Quel friulano magari è un po' diverso, però tende ad affidarsi a una personalità forte, no? L'abbiamo visto anche insomma, la storia politica degli ultimi anni, degli ultimi tanti anni, ha testimoniato il fatto che si spera nel risolutore, nel Deus ex machina che poi arrivi e sistemi le cose, no? Un po' anche Silvio Berlusconi è stato questo. No, ma questo è il tema, no? Il tema è proprio questo che noi nel sistema, anche dopo chiamo il periodo Tangentopoli, abbiamo creato questo bipolarismo, anche oggi ormai non sono neanche più i partiti, c'è il renzismo, il berlusconismo, no? Cioè ci sono queste forme in cui, ma è una delega, attenzione, non solo nel riconoscimento di un leader, è ovvio, ci sta. Certo. È proprio dire, beh, ci pensa lui, ma non è così. Difatti abbiamo visto che crollano tutte queste cose qua, in pochi giorni. Ma anche Trump ha vinto con le, posso dire, fake news, no? Cioè, post-verità, lanciando tutte queste cose qua, poi devi arretrare, perché i problemi hanno un loro spessore. Allora io dico, anche nel nostro piccolo, abbiamo una bella città, no? Possiamo migliorarla. Quanto è in crisi Udine? No, allora, io penso che Udine non sia più in crisi di altre città. C'è un declino che viene prima della crisi economica finanziaria. È un declino di crisi di identità che parte prima, quindi non è solo legata alla crisi che ha colpito tutti. Di perdere identità perché ha perso l'emporialità, no? Sappiamo tutti, cinema fuori, tutto quello che era una volta un'attrazione, si veniva a Udine perché anche il vestito buono, adesso banalizzo, si veniva a Udine, poi non c'è più così, c'è una orizzontalità, ormai il vestito buono lo trovi dappertutto, certo è un salotto, una città che ha storia, eccetera, eccetera. Quindi Udine ovviamente deve, diciamo, reinventarsi, ridarsi un ruolo e su due fattori. Uno, abbiamo tante eccellenze, siamo città di università che è nata sul terremoto, città che esprime il territorio, abbiamo Friuli Innovazione, abbiamo l'ospedale, abbiamo l'università, Friuli Innovazione l'ho detto, CISM, tante cose. Allora, cosa può fare Udine? Deve diventare l'espressione, la rete intelligente verso il territorio. Noi dobbiamo sviluppare intelligenze che abbiano ricaduto sul territorio al sistema, ad esempio, delle piccole e medie imprese, che sono il cuore dell'economia nostra. Il ruolo che deve darsi è questo, deve creare, non diventare, come è stato in questi anni, un po' ostacolo verso i comuni limitrofi, no? Insomma, un po' deve diventare invece, come dire, essere uguale agli altri, ma creare con la sua forza una unione per competere a livello regionale. Non si tratta di essere contro Trieste o contro qualcun altro, si tratta di essere attori principali, avere proposte, portarle sui tavoli regionali in modo tale da contare. Noi questo l'abbiamo perso, è indubbio questo. Non si può fare più politica, lo dico a me stesso, pensando a una filiera politica amica. Adesso governano i miei, sia lo Stato, sia la Regione, porto a casa 1 milione in più, 500. No, le città sono entità, nel senso buono, a sé. Hanno una loro esigenza, hanno politiche proprie e quindi è indifferente chi governa. Bisogna essere validi nelle proposte e nella forza di proposta. Ma questo lo dice perché secondo lei l'asse Serracchiani-Onsel non ha funzionato? No, secondo me dal punto di vista assistenziale o tipicamente di politica, una volta si chiamava di bassa cucina, ha funzionato, perché arrivano i 500.000 per questa roba, arrivano lì, ma sono appunto, sono il campanello, beh, siccome sei del mio partito ti do qualcosa di più, non funziona così, è sbagliata, e l'ha dimostrato ad esempio la Serracchiani nei confronti di Roma, dove certo era vicepresidente, vice segretario nazionale del partito che governava,
Ma non sono i soldi che non fanno schifo, è che tu sei, per quello che vali, che conti. Noi sulla specialità, su Roma abbiamo perso punti. Udine ha perso punti anche dopo la riforma degli enti locali, ha perso punti su Trieste. Trieste intendo regione, non città di Trieste. Quindi noi, in un mondo che si sta ridefinendo proprio sulle grandi città, ricordo, l'ho ricordato oggi, lo dico qui adesso, le città si stanno sostituendo in alcuni casi anche decisioni degli stati. Recentemente Trump ha detto no all'ambiente, le città americane hanno firmato un accordo per l'ambiente. La Brexit, usciamo dall'Europa, bene. Londra ha detto noi vogliamo rimanere in Europa. Quindi ci sono situazioni in cui le città possono essere più di altre, perché sono più vicine ai cittadini, più vicine ai bisogni, possono essere elementi anche di calmieramento di posizioni politiche nazionali piuttosto Però dal punto di vista che delle risorse non va così bene, no? Perché alla fine le europee. No. regioni ne drenano tantissime, le città sono in declino anche perché purtroppo le risorse sono Allora, sempre questo è meno. un tema serissimo e molto, molto vero. Allora, anche la regione, diciamo, ne ha meno di un tempo, perché noi sappiamo che la nostra regione insomma, vive per una buona parte di entrate dei nostri cittadini. Quindi se non Certo. funziona l'economia, non c'è IVA, non è, insomma, non ci sono entrate e paghiamo uno scotto non banale, visto che ci paghiamo tutta la sanità, visto che ci paghiamo il trasferimento agli enti locali, appunto, e il trasporto pubblico locale. Quindi questo è vero. Però, attenzione, adesso in parte quella che è stata una strettoia tremenda, che è stata quella del patto di stabilità che ha bloccato i comuni, credo, insomma, in buona parte si sta dipanando. E da questa cosa tremenda, però, una lezione c'è stata. Cioè, prima, in effetti, in generale, noi trasferivamo come regione, diciamo così, molti soldi. Insomma, è noto che noi abbiamo trasferito storicamente in questa regione i cosiddetti decimini, il 20-30% in più di tutte le altre regioni, perché è una politica di una zona speciale. Ora è anche bene finire di immaginare che ogni comune faccia una piscina, che ogni comune faccia una palestra, perché insomma, no, no, ecco. Quindi c'è un tema di area vasta che è indubbiamente da mettere in fila e da ragionare. Io penso che però oggi, ed è il tema anche di questa mattina, abbiamo degli strumenti nuovi che anche ad esempio rispetto a tutta una cosa in cui fino adesso, anche in abbondanza, non abbiamo pensato, perché quando le cose vanno bene, chiedo scusa, egoisticamente tutti siamo un po' la famiglia, insomma, poi si fa più ferie, non ci sono, bisogna calare le ferie. Ci sono strumenti che abbiamo pensato anche oggi, ad esempio per rilanciare i consumi delle famiglie, dove la città può fare molto. Può fare molto, può costruire una rete di sostegno per garantire una sicurezza anche di investimento, il microcredito, insomma tutta una serie di forme che possono aiutare innovative che non c'erano prima, che bisogna pensare, perché quando le cose non vanno bisogna ragionare. Quindi è vero che i comuni hanno meno soldi, però si può ottenere oggi anche delle scelte più oculate, più mirate, magari che in passato erano un po' più dispersive, quindi si tratta di fare delle scelte molto strette, molto precise, su quelle puntare, e io credo che su questo, insomma, il comune possa fare molto. In più c'è questo da dire, cioè alcune politiche che la regione fa, dice, il palazzo è lontano, lo dice uno che fa il consigliere regionale ancora per un po', e dice, ma è distante, ma non è che è distante, molte volte il sistema anche della città, del territorio, non è presente, cioè appunto, Manca aspetta, ma partecipazione. aspetta, appunto, chiama, dice scusami, no, posso, devo fare questa cosa qua, insomma c'è un emendamento, poi finanziare, arrivano i soldini, ma non è questo il tema, il tema è invece che tu non rappresenti solo il piacere di tagliare un nastro, tu sei un attore protagonista dal basso di istanze dei tuoi cittadini, ma anche del territorio, ed è quindi diverso, quindi è la bontà della proposta che va sia del tuo colore, quella, la regione o di un altro Ma quindi i colore, non tavoli degli deve enti locali non cambiare. Ma funzionano? no, ma allora, io non sono, insomma, ma molto spesso, insomma, sono forme autoreferenziali, senza cattiveria, sono una forma autoreferenziale, qui ci si trova, due amici al bar, insomma, discutono, invece no, bisogna andare sul tavolo, come si dice, con le carte in regola, mettiamola così, per
per dimostrare il perché servono delle politiche e perché. Facciamo un discorso. Quindi anche gli amministratori devono fare una riflessione, certo. Non solo i cittadini. Ma no, per forza, ma io faccio un esempio. Le politiche attive del lavoro, andiamo sulle cose di tutti, i giovani, eccetera. La regione adesso le ha portate tutte in alto, no? Ormai si discute tutto in regione. Ma io dico, ma come fa cioè un territorio a non avere invece una ricaduta locale, perché tu intercetti anche delle piccole imprese, manca un posto di lavoro qui, quindi lì noi dobbiamo essere noi amministratori, noi a dire alla regione, ma guarda che qui non è questione di destra o sinistra, qui sbagli, perché bisogna stare sul campo, ci sono delle politiche che devono stare vicine al cittadino, senza demagogia. Tornando a Udine, da chi si aspetta una risposta a questo suo appello di quest'oggi? Lei ha dato uno stimolo, uno spunto. Proviamo a pensare a un nuovo modello per Udine, proviamo a trovare una visione, proviamo a fare una riflessione tutti insieme, non che appunto arriva uno che può essere Colautti, che può essere Fontanini, che può essere qualcun altro e risolve il problema. Ragioniamoci tutti insieme. Da chi si aspetta una risposta? Ma, insomma, io non per nulla oggi ho chiamato le categorie, oltre ovviamente ai media, no? Perché credo che chi... E ogni giorno, insomma, tira su la bottega, apre, eccetera, sia quello che più di tutti possa anche immaginare essere vicino, non parlo solo come associazioni, parlo come mondo produttivo, eccetera, eccetera. Quindi io mi aspetto, insomma, dal mondo dell'economia, dal mondo dell'AD, non tanto che mi diano ragione, ma insomma, che possano in qualche misura essere in qualche parte attori di questa provocazione che ho fatto. Ma attenzione, io non l'ho fatta contro i partiti, assolutamente, non l'ho fatta contro nessuno, io ho solo immaginato, e l'ho detto e lo ripeto, i partiti, conosco la storia, hanno tutti, purtroppo, nel bene e nel male, i tempi che la politica determina. Quindi si rischia di arrivare sempre lunghi, perché bisogna aspettare Roma, dopo c'è, ma fanno il presidente della Lega in Lombardia, piuttosto che qua. Quindi si rischia, e io credo che non ci possiamo permettere questo. Intanto penso che dovrebbero apprezzare tutti, quelli che possono essere anche i partiti di riferimento miei, che c'è una proposta e un metodo di lavoro serio. Perché anche per vincere la città bisogna immaginare che la rete, il recinto, non è quello della sommatoria dei partiti. Si vince se c'è una parte della società o che sta a casa e sente il bisogno invece di venire a votare, oppure che ha votato altrimenti, ma dice, beh, ma guarda, questa volta mi pare, cioè, che si innamora in qualche misura di un progetto politico, perché se facciamo una sommatoria dei voti dei partiti, boh, insomma, lasciamo stare. Io non penso a questo, io penso di essere utile in qualche misura, molto umilmente, insomma, però determinato e convinto di dare un contributo a una situazione difficile, perché chi viene a vendere una città dove non è successo niente, dove si riparte, dove si fanno palazzi, monti, privati, pubblici, cioè, purtroppo non è così, dobbiamo essere seri, c'è una situazione di difficoltà, ma ci sono spiragli importanti, secondo me, di ripresa con al centro la città che può diventare cuore pulsante. Un'ultima domanda, non le farò, chiederò di alleanze locali, nazionali, insomma il tema mi sembra abbastanza ancora un po' confuso, ma c'è un uomo della politica nazionale, dell'altra parte che le piace? Dell'altra parte? Sì. Insomma. Sempre che si possa ormai definire, no, dell'altra parte, no, qualcuno potrebbe... Ma no, ma allora, diciamo questo, no. Innanzitutto, no, beh, non è così, no, beh, innanzitutto devo dire questo, che insomma, approfitto anche di questa occasione per dire che sarebbe importante che della mia parte politica, perché io insomma vengo da centrodestra, non, ho fatto delle scelte legate ai referendum, legate alle larghe intese, ma insomma di cui non mi pento assolutamente, nella vita bisogna avere coraggio, spero di averlo, anche per Udine. Però la domanda è più che altro non tanto a me, sarebbe da chiedere a chi oggi, dico la Lega tanto per essere chiari, se valuta le alleanze rispetto a degli schemi precostituiti e quindi esclusioni a prescindere, o se la Lega si pone in una condizione, come succede in Lombardia o da altre parti, sul merito, sull'oggettività dei problemi, su come dare delle risposte. Perché se dovesse essere così, liberissimi di farlo, dopo bisogna essere d'accordo Forza Italia o meno, però questo è un tema non banale, perché ricordiamoci bene, dobbiamo imparare tutti,
che questi schieramenti a fine a se stessi hanno portato l'Italia anche al declino. Allora, io una battaglia referendaria nella mia vita, e cito Loris Fortuna visto che siamo Udine, sì. Ok, le ho sempre vissute perché sono scelte libere dei cittadini che non hanno nulla a che vedere. Poi Renzi ha sbagliato, ma a me non interessa, io ero per una riforma costituzionale. Se questi sono gli elementi di discrimine che mettono anche in secondo piano la volontà e l'impegno per risolvere i problemi, bene che lo dicano, perché credo che questa sia una politica perdente. Bene, il messaggio mi sembra chiarissimo, vedremo anche nelle prossime trasmissioni in futuro se ci risponderanno in merito, lo vedremo anche da poi come si delineeranno le candidature per il prossimo anno, elezioni importanti, quelle del Comune di Udine e quelle della Regione. Ringrazio Alessandro Colautti, che comunque non mi ha fatto un nome della controparte, ma scherzo, è stata una chiacchierata così. Gentiloni, va bene. Gentiloni, va bene, visto che ormai è una carica, non si può negare insomma la sua importanza. Grazie a voi per averci seguito, viceversa ritorna domani come sempre alle 19:30.